allenamenti veramente molto intensi, ci siamo svegliati alle 5 del mattino perché l'allenamento è iniziato alle 6 e un quarto, per cui abbiamo iniziato con un risveglio muscolare generale, con alcune tecniche, stretching e quant'altro, e poi abbiamo iniziato direttamente con molte tecniche di combattimento. Sono contenta e felicissima di essere qui perché rappresenta il mio primo momento di libertà dal punto di vista atletico. Allenamento intenso, 2 ore di allenamento, sono stato veramente contento di aver ricominciato, soprattutto rivedere le persone che non vedevo già da tantissimo tempo per appunto la situazione del Covid che ci ha un po' destabilizzato tutti. Siamo qui a Formia, al Centro di Preparazione Olimpica, per preparare quello che è l'evento dell'anno con questi giovani ragazzi che si apprestano a diventare i prossimi allenatori. È un piacere stare con loro perché a pochi giorni, a 20 giorni dalla partenza dei Giochi Olimpici di Tokyo, è un'occasione unica per fargli vivere anche quella che è l'emozione delle Olimpiadi. Ho iniziato a praticare il freestyle siccome il combattimento non mi prendeva più come un tempo e quindi decisi di virare, e cambiare rotta e iniziare questa nuova tipologia del taekwondo affinché io possa esprimere me stesso nei calci, nelle rotazioni e soprattutto nella parte acrobatica che è la parte più spettacolare del freestyle. Ho 73 anni e da 54 anni che faccio taekwondo. Io lavoro con il cuore, scusa, per l'orgoglio, tutto qua. Цинь, 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 дестрой!